Buona giornata da Leonor. Oggi farò un altro video per quanto riguarda la defunta Antonia, che mi ha contattato nuovamente e appunto per proseguire la seduta medianica iniziate le volte precedenti. Antonia, tu vivevi in Italia? Puoi dirmi il nome della città di provenienza? Sta dicendo sì, ma con poco entusiasmo, ecco, penso che sia una questione della sua energia. Puoi scrivermi il nome della città italiana dove vivevi nel Medioevo? Fiano, non conosco questo paese o città. Sembra di aver sentito nominare, ma non conosco. E volevo chiederti, ci sono stati problemi seri, quindi mi dicevi con i tuoi suoceri. Ti hanno dato da mangiare una sostanza che ti ha fatto morire. Sto riprendendo quello che mi aveva già detto. E tutto ciò è successo a causa del matrimonio che è stato con suo figlio? Sì. E tu avevi dei figli quando è successo tutto ciò? Sì. Tuo marito successivamente si è sposato nuovamente con un'altra donna? Sì. E hai seguito il percorso della sua vita? No. Hai seguito la vita dei tuoi figli? Si sono sposati loro una volta adulti? Hanno vissuto un momento difficile? No, hanno passato un buon periodo. Mi puoi dire, mi hai detto quindi che mi hai contattato per avere la giustizia. Mi vuoi dire il nome di chi era la suocera che ti ha causato questo? Sì. Ok, dimmi come si chiamava tua suocera. G. L. Giglia. Vorresti contattarla attraverso di me? Lei è nel basso astrale ancora? Sai se per caso si è reincarnata dopo ciò che è successo con te? Quindi non si è reincarnata, Giglia? No. Ok. Mi puoi dire anche l'iniziale del cognome? Per avere più riferimenti per cercarla. Ok, inizio per N. Ok, tuo marito si era incarnato dopo ciò che è successo tra voi? Sì, quindi lui è salito nell'alto astrale, invece voi due no. Tuo suocero era consapevole
di ciò che era stato fatto a te, quindi anche lui è colpevole e quindi tu vuoi giustizia. In un certo senso l'hai già avuta perché queste persone non si sono reincarnate. Ok, terminiamo qui questa connessione e ci sentiamo poi in un altro video prossimamente.